Bestiacce, bentornati, eccovi qua, come la va? Tutto bene? Bestiacce, incredibile, ma vero, finiamo la settimana con Zelda, ci rilassiamo, perché? Beh, Pokémon, ero davanti alla console, poi purtroppo è successa una cosa orribile, la console era scarica, cazzi, mazzi, la televisione, il monitor, la presa, non c'avevo voglia, ragazzi, non c'avevo voglia, quindi ho detto dai, giochiamo a Zelda, anche perché Zelda lo stiamo accantonando ed è un peccato perché va finito, o no? Tanto voglio dire, ormai siamo solo a metà. Quindi, insomma, vediamo se funziona l'audio, perché non so se... Sì, funziona l'audio. Lo sentite? Sì, si sente, si vede, perfetto. E non solo, oggi finiamo Zelda. Questa settimana, appunto, non solo si conclude con chi l'è? Grazie, Mr. Jules. Grazie mille, bestiaccia, la tua Valhalla. Ma è anche la settimana che precede quelle che sono le nuove uscite, tra cui il contest di Elden Ring, che ve lo regaliamo. Quindi utilizzate i punti, canale, non finirò mai di dirlo. Mi raccomando, perché il 18, che è venerdì, sarà l'uscita di Horizon Zero Dawn. E noi giocheremo a Horizon Zero Dawn, faremo la prima. Il day one, ma poi prima o dopo, adesso vedremo, non so, facciamo il contest. Quindi uno di voi, fortunati vincitore, eh? Fortunati vincito, fortunato, uno, quanti cazzo volete vincere? Uno solo, fortunato di voi, fortunata di voi, chi le sa? Non so quale cazzo di pronome avete e volete, con la quale volete chiamarvi. Fatto sta che qualcuno di voi vincerà. E niente, ve lo porterete a casa. Ve lo regaleremo con Amazon, mi raccomando. Specifico, spiego. Tanto comunque lo rispiegherò prima del contest. Per tutta la settimana prossima, ogni giorno vi ricorderò le regole, eccetera, così siamo sicuri al 100%. Ma prima di continuare, ci tenevo anche a fare una cosa. È passato circa un mesetto da quando l'abbiamo fatto, perciò vi capita, mi dispiace, dovete sopportare questi 5 minuti. Però ragazzi, io volevo ringraziarvi, perché il canale sta crescendo tanto, bene, sano, oddio, sano. Cresce, cresce, plurifera, va avanti, come una piantina. Pian piano, un po' storta sotto due gocce d'acqua, l'acqua della grondaia, non l'acqua della pioggia. Meglio, perché l'acqua della pioggia, sai, piena di smog fa un po' schifo. L'acqua della grondaia, invece, perlomeno, è sempre piena di smog, però c'ha anche dentro altre sostanze nutritive, i sali minerali, magari qualche cacata di piccione. Ecco, voi siete una piantina che sta crescendo, pian piano sta diventando un rigoglioso albero, quello che spacca i marciapiedi e fa inciampare le vecchiette. Perciò io sono felice e vi ringrazio, bestiacce, perché appunto è uno spettacolo avervi in compagnia qua ogni sera. Grazie amici miei, quindi davvero di cuore, da parte anche di Andrea ovviamente, grazie per tutto quello che state facendo, perché noi siamo sempre lì a vedere i commenti, le robe in generale, le clip, vediamo tutti i riscontri positivi, è una figata. Ci sta piacendo un sacco, ci divertiamo un sacco e ovviamente se non ci foste voi dall'altra parte, noi questa roba non la faremo. Quindi grazie, grazie, grazie di cuore. Basta, leccata di culo del mese l'ho fatta, tra un mese la risentirete. Va bene, ho fatto il mio dovere. Ovviamente, ragazzi, a parte gli scherzi, non è che lo faccio perché devo, lo faccio perché sento di farlo ogni tanto. Ho tipo il Grinch, ogni tanto il cuore si ingrandisce. Voi state facendo ingigantire il mio cuoricino da Grinch, pian piano diventa sempre più grande, finché poi smetterà di battere e cadrà secco per terra. E niente, in sostanza. Ed ecco perché io cerco l'immortalità. Perché morire di infarto quando puoi essere immortale? O no? Vi saluto. Lupo, Sciori, Amonini, Giorgia, Ginto, Jadux, Dio il creatore. Meno male. Aio? Sarà sardo. Dioturi, Daxin, eccolo lì. Daxin oggi mi ha fatto crepare dal ridere. Garold, Eima, Suicide, Show. Sara, poi, quanti altri? Polifemo TV, Gamer Kid, Eldest, Imperius. Ciao, bestiaccia, bentornate, è sempre un piacere. Aspetta che vi fermo perché sennò non riesco a salutarvi, ma non si ferma la chat, è incredibile. Gino Pollo, poi Ginto, Matfux, Izuku, Emilama Nanama TV, Viola Tricolore, VGF, Cop TV, Cop TJ Fan. Incredibile, abbiamo i fan. Sempre che sia quella Coop lì o la nostra Coop o la Coop, la famosa catena alimentare. Tra l'altro non consiglio di comprare la Coop, ragazzi, verrete trattati troppo bene, poi vi abituate e poi non passerete ad altro. Coop, pagaci.
E al di là di tutto, pagaci davvero perché ci facciamo sempre pubblicità gratis e non abbiamo mai visto un soldo, un quattrino da te. Stronza, l'ho detto, l'ho detto, l'ha detto, l'ha detto. Opa, Cinax, DB, petrolio, Artura, Antrax Lili, perdonami. Nel mentre, ragazzi, sappiate che mi sto grattando il fondo schiena. Ice su Stefania. Ah, Stefania, ok, ecco, io leggo sempre l'inizio. Ma perché non vi chiamate Stefania e basta? Tutti quanti, chiamatevi Stefania, non c'è bisogno di scrivere prima A, SOS, FAS. Chiamate Stefania e finisce. Ade, diarrea, questo è un bel nome. Game and Stalk, l'ultimo ma non ultimo, cetriolo volante. Cetriolo volante, bellissimo, bellissimo. Ah, Zelda. Dov'è che eravamo arrivati? Arrivasti. Dov'è che eravamo arrivati, ragazzi? Io non mi ricordo. Io non ne ho idea. Abbiamo giocato a Zelda che c'era ancora Miss Sanremo. Possibile? O è una bugia? Non mi ricordo più, ragazzi. I have no memory. C'era Sanremo ancora? Chi se ne frega? Avete visto? Sanremo, avevo ragione. Sanremo è Sanremo. Cos'è Sanremo? Una settimana di niente. Finisce Sanremo. Sanremo è come una festività. Ma non una festività che può essere il Natale, no? Che lo senti, lo percepisci mesi prima, poi arriva, te lo porti un pochino dietro, vedi ancora le decorazioni. No, è una festività inutile. È una di quelle festività inutili che neanche sentiamo più di te, tipo Halloween. Molti aspettano Halloween. È bellissimo Halloween, ma finito Halloween non esiste più. Sanremo è la stessa cosa. Dura quel cazzo di... È un battito d'ali di una farfalla che dura un giorno. È incredibile. È incredibile. E meno male, perché durasse di più ci sarebbe da spararsi. Questo è stato, penso, uno dei... Voglio recensire adesso, in questo momento, Sanremo. Penso che sia stato uno dei Sanremo più squallidi che abbia mai visto. Veramente brutte le musiche, le canzoni. Mamma mia. Mamma mia. Incredibile. Come San Valentino. Ah, San Valentino manco lo conto più ormai. Non l'ho mai contato come festività, ragazzi. Serve a vendere cioccolatini, dai. Serve solo a quello. O no? Diciamo la verità, mi dispiace per chi si chiama Valentino Valentina che fa l'onomastico, ma poi l'onomastico, sì, l'onomastico, sì. Che cazzo serve l'onomastico? Dai, altra stronzata. Vi ricordate quando all'epoca per l'onomastico vi regalavano le arance? Eh? Eh? Vi ricordate? Ve le tiravano in faccia? Non si fanno più queste cose. Grazie, grazie Lili per Feather Peace, sai chi ringraziare, Rotu Valhalla. Cosa farai a Katia per San Valentino? Guerra cuscinate. Guerra cuscinate. Metteremo davanti i 5 cuscini, ok? Al via dobbiamo prendere i cuscini. Noi non lo sapremo, ma in uno di questi c'è un mattone. Non si sa chi prenderà quello col mattone. Ci si mena. Vediamo cosa succede. Poi l'indomani, giorno nuovo. E vedremo un po'. È un San Valentino romantico, perché non è romantico se non c'è il sangue, ragazzi. È per questo che piacciono i vampiri, no? Ciuccia, ciuccia. E insomma, funziona così. Il gatto ha messo suo culo sulla mia faccia. Ma leva la faccia dal culo del gatto. Ma che cazzo? Povero gatto. E insomma, in sostanza, io mi ricordo dei gatti. I gatti, io mi ricordo quando andavo sempre a mangiare dal mio amico. Che lui ha ancora due gatti. Mi ricordo una scena incredibile, me la ricorderò sempre perché è stata una delle prime volte che avevo a che fare con un gatto. Ed eravamo a pranzo e il gatto è salito sopra e stava mangiando i tortellini. Me lo ricordo ancora, incredibile. Sai, no, i tortellini, una sostanza morbida e profumata che galleggia in questo brodo primordiale. Ecco, l'esatto secondo in cui ho alzato la testa mi sono trovato davanti un culo di gatto, un buco di culo di gatto che mi parlava e nel mentre che parlava un tarzanello mi è caduto esattamente sopra la minestrina. Quindi è stato un buon... Ho continuato a mangiare perché non volevo far figura di merda, non volevo mettere a disagio il proprietario di casa, quindi ho continuato a mangiare e far finta di niente. E i gatti, mistero dei gatti, poi mi chiedono perché preferisco i cani. Beh, intanto se devono cagare ti avvisano prima e in sostanza poi ti cagano i vestiti, non nel cuore. Però va bene lo stesso, va bene lo stesso. Mamma mia, è quello che abbiamo detto. Mamma mia! Noi siamo italiani, perciò voglio dire, per forza, in sostanza, va così. Poi sono animali schivi. Hanno un alito incredibile, i gatti, perché? Vabbè che si leccano tutto il giorno, ma perché hanno quell'alito? È incredibile, non l'ho mai capito. Fanno quel suono lì, qua, nel naso. Tutte le parti dove possono miagolare ti miagolano sempre nel naso. Perché?
Air Blacks? Grazie mille, bestiace. Questi aneddoti sono la cosa più bella del mondo? Non lo so. Forse per voi, per pochi di voi, per altri sono un problema. Ma vabbè, chi se ne frega. Bestiacci, iniziamo a giocare. Io non mi ricordo un cazzo. Quindi, io in realtà, ho tutto questo momento. Ho temporeggiato sperando che qualcuno di voi mi ricordasse dove e cosa dobbiamo fare. Ma nessuno di voi. E quindi, vabbè, io parto. Non è colpa mia, è colpa vostra. Io mi tiro fuori da qualsiasi responsabilità. Devo spostare la luce, l'inquadratura, perché se metto la luce lì c'ho questo pezzo di baffo che mi fa sto schifo qua, che mi dà fastidio, mi fa quest'ombra sulle labbra che mi dà fastidio. Sì, sono un vanitoso. Poi c'ho la telecamera qua che mi prende in faccia ogni volta mi giro, mi stai vedendo ormai il torcicollo, non riesco più a dormire la notte per sta cazzo di telecamera, perché è posizionata nell'esatto modo, nel modo preciso che mi fa male alla cervicale, alla cervice, e mi fa girare le scatole. Via. Così. Animal Crossing, perché no? Dovevi andare in mezzo al lago a prendere lo zolfo? Ah, vedi? Minchia. Ma ancora, ragazzi? Ma perché i meme persistono? Questo canale deve essere uno di quei canali dove si creano meme ogni giorno, ma muoiono lì. Come Sanremo, il giorno dopo. Aia! Non dobbiamo più parlarne. Sennò diventa stantio. Questa live gentilmente concessa, accompagnata da una bella cochina zero, mi raccomando coca zero perché è senza zuccheri, quindi non ingrassate bevendola, perciò potete berne in quantità industriali, tanto chi se ne frega del vostro fegato e dei vostri reni. Non abbiate paura, non vergognatevi della cosa. Forse è troppo alto il volume, aspetta che lo alzo ancora di più, così va bene il volume, ragazzi? Va bene? Ho sventolato un po' la spada. A posto? Ottimo. Va, a posto. Ok, perfetto. Allora, sono qui. E beh? No! Ah no, l'ho già aperta la porta, ho vinto. L'ho già aperta la porta. Ok. Buono, mi ha salvato dopo che ho aperto la porta. Perfetto, sono stato un genio, ho salvato dopo aver aperto la porta. E ho anche salvato dopo aver preso... Ma vedi? Ma vedi che mastermind? Ma è incredibile, ragazzi. Aspetta che scavo. Voilà. Prendiamoci anche questa bella bombetta. Via, mia. Sono messo un petardo acceso in tasca. Che cosa mai potrà succedere? Napoli, 2022. Ok, ci siamo. Ah, ora che mi sono abbonato entro in automatico nel contest di Elden Ring. Sì, chi si è abbonato il mese del contest, quindi comunque questo mese qua farà parte in automatico della cioè parteciperà in automatico all'estrazione del contest. Quindi non abbiate paura. Boss fight? Spooky fucking skeleton. Bene, buono. No, no, no. Ma io così? Devo iniziare? Allora, aspetta che non mi devo ricordare i tasti. L'ho colpito? Sulle mani! Ok, quindi devo ammazzarlo alla volta. Mi concentrerei su quello più pelato. Ma si spostano. Ho un'idea. Fe. Per voi. Attenzione. Seguitemi. Di qua, prego. Funzionato? Ha preso le braccia. È la madonna. Fermo. Dentro questi vasi cosa c'è? Spavento, no! Come cazzo lanci? Un cuore, un cuore. Allora, proviamo ad utilizzare il potere della spada. For the power! Ma no, ma si para il potere della spada! A cosa serve? È arrabbiato. Ragazzi, ma devo andare avanti per molto? Via, ma Cristo, ma perché... Violenti. Se avessi uno scudo. Oh, l'ho bloccato. Ah, posso bloccarli quando mi colpiscono. Ok. Ma com'è possibile che si pari da dietro? Che cazzo c'ha? Ah! Mi dispiace. Bene, ma sono deboli, cioè nel senso, basta schivarli. E chi ci vuole? Cuore? Ma un cuoricino? Per San Valentino?
Norda. Sono furbo io, vedete, utilizzo il doppio attacco perché secondo me con il doppio attacco sicuramente faccio più danno, essendo doppio, essendo un attacco, nel senso. E invece... Ah, ma ho 10 bombe! Ma allora? Allora, una... Due... Scoppiate! Ma che cazzo di bombe inutili sono? Ci mettono 4 ore per scoppiare! Ok, questo è andato. Che spero siano solo loro. Veramente non ho voglia. Aia! Cucù. È morto. Buono. Ho vinto? Basta? Tutto qua? È stato così facile? Portato a casa il pane? Tra l'altro, il pane con la farina d'ossa. Delizioso. Era farina d'ossa? Non mi ricordo. Vabbè, comunque, delizioso, ragazzi. Dovreste provarlo. Non importa le ossa, non dovete conoscere esattamente il proprietario delle ossa, non è importante, l'importante è il sapore. Nelle vicinanze avverto l'acqua sacra. È ora possibile usare il rivelatore in quanto non avverto alcuna presenza di esseri malvagi. E di me invece. Twist. Allora, quindi posso usare il rivelatore? Come si usava? Così. Ok, l'acqua sacra è là. Pensa se inciampassi e mi facessi molto male, finalmente. Le carpe, ma che belle! Incredibile. Ma queste non sono le carpe, sono quei... Sono quei pescioni che hanno la placca ossea in faccia che ti prendono a testate se li fissi male. La natura è spettacolare, ragazzi. Allora. E... Come si fa a sbagliare? Si fa così, guarda. Pronto? Link, salta! Link, Link, ma porca miseria, ma non è possibile, ma perché mi devo incazzare? Che c'ha adesso? Perché non va? Estraggi l'arma. Punta davanti a te, davanti a te, ma non è davanti a te! Come è già attivo? È già attivo? Fino a me ricordo un cazzo. Ah, devo andare di là. No. L'acqua sacra era qua? Ma cos'è? Una sauna? Cosa sta succedendo? Farfalline, ottimo. E cosa devo fare? Devo... È questa? Mica, che dolore agli occhi. Oh, ragazzi, mi indica là. Suppongo sia questa. Riempi. Ah, a posto. C'è 3 ore per pensarci, effettivamente. Quest'acqua è così pura da poter guarire le ferite del drago d'acqua. Possiede poteri assenti nell'acqua comune. Vabbè, non ci credo, eh. Attenzione. È tipo l'acqua di Space Jam, che se la bevi ti pompi e sai giocare a basket. Probabilità che questa sia la stessa acqua dell'orcio del drago d'acqua. L'orcio, ragazzi, è un'offesa orribile, non usatela mai. 95%. Torniamo da lei. Chi l'ha deciso che devo tornare da lei? Attenzione. Mad Max, grazie, bestiaccia, la tua Valhalla. Orcio, boia. Quello è grasso. Allora, tecnica nuova per avanzare con il nemico. Estrarre l'arma, puntarlo con la spada e correre urlando davanti a lui, puntando la fenditura. Ah! Merda. Posso salvare? No. Non mi vede più? Che simpatico, ragazzo. A posto. Che culo. Meno male che sono... Beh, miopi no, questo è proprio ceccato, perché... Dopo un metro non mi vede più. C'è un cubo da sbloccare? No, non è importante. Allora, dove devo andare adesso? Devo tornare dalla signorina. Posso tornarci? Ma se mi verso l'acqua sacra addosso? Mi cura dalle ferite. Non è vero? E se lo faccio per errore? Vediamo un po'. Devo tornare dalla signorina, giusto? Sapete che non... Oh no, tu no! Non mi ricordo più, ragazzi. Dov'è che stava la tizia?
Minchia, che gioco. Che fatica, che gioco. No, le api. La madonna, guarda. Tutto il bosco, tutto il fantabosco, guarda. Guarda. Sera. Ma porca puttana, ma è un delirio. No. Ma lasciami. Aiuto. L'ho vinto. Era di qua che dovevo andare? Boh. Non lo so. Penso di sì, spero. Io mi sto infilando in situazioni che non so se riuscirò. La versa a terra come fosse acqua normale e poi ti tocca cristicare e tornare alla sorgente? Perché ho letto sto messaggio? Non ho capito. Catturare le api con retino. Per quale... A parte che sono calabroni asiatici quelli, se li catturo con retino ne basta che ne catturo 5 che mi portano via per inerzia, quindi no. Ma perché dovrei? Servono a qualcosa? Parole dure, sì. Servono a qualcosa, ragazzi? Sono curioso, veramente, ve lo chiedo. Cioè, hanno un senso nel gioco o sono... Cioè, sicuramente adesso si scopre che con il miele di il nettare d'api puoi fare, non lo so, quello per lucidare i mobili. Utilissimo per potenziare la spada più 7. Ah, il dio coglione. Cioè, non... lui, non... ragazzi, cercate di... È palesemente... Attenzione. Vediamo di virare. Dove devo andare? Puoi scambiarli per rupia oltre nuvola. Ah, beh, allora a posto. Sì, comunque non lo farò. Non mi interessa. Devo... Dove... Devo... L'acqua. La cascata... Dove... Qua. Sotto l'albero. Qui, mi ricordo. Devo andare sotto l'albero. Che memoria. Memoria. Incredibile. Figa, non sono in grado però con sti comandi. Ok, viene l'ombelico del mondo. Ci siamo. Dopo questa parte c'è un dungeon nella quale è importante avere lo scudo. Sacro. C'è uno scudo sacro che si compra al bazar. Si dice bazar? Bazar era, è bazar, si dice? Bazar mi suona di quella roba che serve per pulire le finestre. I vetri delle finestre. Sapete cos'è inquietante? La pubblicità della Kinder. E i bambini biondi. Per questo è inquietante la pubblicità della Kinder. Per i bambini biondi. E tra l'altro mi sono sempre chiesto per quale motivo la pubblicità della diarrea è sempre affiancata da una signorina. Cioè sembra che solo le donne soffrono di diarrea. Non è assolutamente vero, posso confermare. Allora, qua ci siamo già stati. Quindi... La domanda sorge spontanea. Perché sono ritornato qua? Sto facendo le cose giuste. Devo andare di qua? Non devi andare di... Attenzione, mi ha censurato. Non devo? Fatti lo scudo di ferro al massimo. Attenzione, è diventato Dark Souls. Ragazzi, è Zelda, non serve. Cioè, nel senso, non serve. Merda. Mi sposto un po' più in qua. Eviterò sicuramente il danno. Persiste. Ma come pulsa? Mi prende anche di qua. È un gioco fatto, bene. Un gioco fatto. Al lago devi andare. Capì. A me sembra di stare dentro un lago. Non mi ricordo dov'è, ragazzi. Allora, aspetta. Però, ma scusami, ma per andare dalla regina, non siamo stati dalla principessa, non era di qua che dovevo... Siamo passati di qua, no? No, è vero, bisogna andare nella foresta che c'era l'apertura che... Sì, adesso mi ricordo. Ho sbagliato. Allora, di qua... Dovrebbe esserci poi, sulla destra, sulla sinistra, un qualche sorta di portale, di ponte. E via. Andreka, grazie per i 50. Posso mettere i fari? Sì, mi dimentico sempre che c'è anche quell'opzione lì. Perché gioco a tennis con la natura? Sono bravo, eh? Mia. Chi è che urla? Un indigeno? Allora?
Ma non lo so, io vengo qua a decimare i loro raccolti, a sedurre le loro donne e loro si lamentano. Ma perché? Allora, qua da qualche parte c'era il portale, di là. Ma che cappella? Però dove cappella? La madonna! Ragazzi, ma, quanta, ma da quando c'è tutta sto bestiame qua? Non c'era tutta sta roba. Perché questo brilla? Perché brilla sto stronzo? Che ha? Che faccio? Usmo? Che mi fanno le spore? Perché brilla? Vabbè. Salvo e proseguo. Non lo sapremo mai, ragazzi. Ma di che cosa sono fatti i glitter, a parte di magia e... Secondo me, cioè, sono inquietanti i glitter, ragazzi. Mi è venuto in mente... Dovete lasciare perdere. Mi è venuto in mente appunto guardando il fungo. I glitter, avete presente? Katia si è rotta in mille pezzi, Lego. Come magari? Tutto bene? Sei caduta tu su una roba? No, è caduta una roba. È caduta una roba su di te? Sì. Si è aperto il computer? Che cosa hai fatto, Katia? Ma ti fai i cazzi tuoi? Mi spacchi casa ogni sera? Cos'è successo? Porca puttana, ragazzi, non c'è un secondo che non inciampa, non si apre, poi mi dice fai i cazzi tuoi. Poi dopo si rompe e mi dice, no, ecco, non mi hai aiutato. La stessa voce d'Andrea, sì. Ero lì che morivo. Dino, non hai aperto una scorciatoia? Ma ragazzi... Possibile. Possibile di sì. Possibile di no. È che mi piace tornare qua dai nostri simpatici amici. I diversi qua, come si chiamano? I polpi chiave. Stai facendo il giro lungo e hai fatto... no, ragazzi, non mi ricordo la strada, perdonatemi. Cioè, voi avete ragionissimo ad arrabbiarvi, eh. Ma io non è che perdo tempo di proposito. È che proprio... Non mi ricordo, cioè... Posso farci niente. Perlomeno la strada è già tutta spianata, quindi... Ci sarà ancora lo squalo? Ah, però vedi, volendo potrei aprire altre strade, perché ci sono altre... Altre robe da aprire, eh? Vabbè, ma sti cazzi, insomma. Tra l'altro, Link nuota veramente bene sott'acqua. Cioè, così arranca, non so per quale motivo... però quando gli fai fare la nuotata classica, nuota bene. Oddio, com'è che si faceva? No, 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 non iniziamo, perché non può esserci una porta che spingi e passi? Ma perché? Vai, vai, ti odio. Ma porca. Tanto c'è una strada anche di là. Vabbè. Dai. Va. Ce l'ho. Dai, non è possibile! Non è possibile! E niente. Resteremo qua per molto tempo stasera. Allora, prendo la mira. Ok. E procedo. Ho preso la mira. Pensate se non avessi preso la mira. Forse perché devo prendere più rincorsa? O semplicemente perché devo centrare... Che precisione maestra, incredibile, ragazzi, guardate. Sì. Ok. Abbiamo vinto. Tra l'altro, ecco, se voi andate a vedere la versione di Skyward Sword HD, cioè Skyward Sword, non HD, il vecchio Skyward Sword, c'erano molti più nemici e molte più bestie in schermo, li hanno tolte quasi tutte. Cioè c'è la metà, c'è il 50% in meno di roba. Ma il 68% in più di contenuto alcolico. E Zelda è anche strabica.
Non serve per forza trovare l'angolazione giusta. Appena esce dall'acqua l'animazione è sempre la stessa. Ma non è vero. Ho palesemente fatto vedere più e più volte che è possibile sbagliare in questo gioco. Sono un maestro in questo. Ma Zelda è femmina o maschio? Zelda è femmina. Link è maschio. Lui è Link. Zelda è la principessa. Zelda è lei. Ciao Zelda, come stai? Dimmi, a cosa serve quella protuberanza che hai davanti agli occhi? Bloop, si chiama bocca. Serve a... Il drago acqua è da questa parte, vai pure a parlare, va bene. Parlare. Madonna santa. Estinguere. Voilà! Allora, incubo che non sei altro. Firone! La bellissima Firone. Senza dubbio si tratta d'acqua sacra. L'hai portata davvero fin qui? Sbrigati, versala in questo orcio. Subito. Ma l'ha versata per terra, ma non ha capito nulla. Non l'ha versata nell'orcio, l'ha versata per te. Che cosa diventerà? Attenzione. Trasmutazione. Che? Un gin? A me pare una cacata. Sento già il mio potere tornare vigoroso. Ma quindi scusami, cioè semplicemente sei diventato più grande? Tutto qua? Guardami bene, questo è il mio vero aspetto. Mi dispiace. Il vero aspetto del drago d'acqua Firone, ancella della dea a cui sono state affidate queste terre. Bravo umano, mi hai portato l'acqua sacra come ti avevo chiesto. Non è quindi un caso che tu abbia superato la prova della dea e ottenuto la mia scaglia. Che culo. Ora è giunto il momento per me di mantenere la promessa, ti guiderò alla fiamma sacra. Quindi il drago dell'acqua che ci conduce alla fiamma sacra. Sono un po' confuso in questo gioco. Seguimi. Ah, la famosa cascata che vi dicevo prima. Era palese che qua sarebbe successo qualcosa. Ma è veramente brutto. Guarda, e sto vedendo, è quello il problema. Madonna, non ha neanche il vento. Cioè, non voglio fare body shaming a un drago. Si può fare su internet. Che fa? Adesso non vorrei dire, ma potevo passarci, bastava un ombrello. Ok. Wow. Bene, la fiamma sacra è in questa direzione. Ah, quindi non è che me la dà. Va bene. Da tempi assai remoti è custodita in questo luogo dietro la cascata infestata da numerose creature malvagie. Buona fortuna. Se tu sei davvero il prescelto della dea non dovresti incorrere in grossi problemi. Sicuramente ci rincontreremo. Sii prudente. Me l'ha tirata tantissimo. Arrivederci. Con l'eleganza di una sciarpa colta dal vento se ne va. Adesso, primo problema. Ce la faccio ad arrivare di là? Sì, devo saltare. No, non così. Devo saltare con stile. Aspetta. Aspetta. No, Link, vai giù. Yes! Ci siamo. È fatta. Troppa luce. Siamo scesi, ma ci sono ancora le cascate. Madonna santa, se mi fa l'occhiolino io me ne vado. Antico sacrario. Ci sono dei ganci, perché? E quello? Ma è un... si chiama una... mi viene il nome, dai. Quell'uccello che risorge dalle ceneri. La poiana. Come si chiama, ragazzi? La fenice, bravi, la fenice. La fenice, madre dei fenici. Allora, scommetto che dovrò anche andare sotto. Oh merda, vado. Aspetta, la rupia d'argento quanti soldi mi dà? No, però. Ah, ho capito cosa devo fare.
con l'eleganza di una poiana, ma porca puttana, ma perché, senti, sai che c'è, non c'ho voglia, va bene, non ci provo l'ultima volta, giusto per... Yes! Quanto mi ha dato? Quanti soldi mi ha dato? 600 rupie? Ma sono al massimo, mi sa che non posso più portarle. E tutti questi soldi, ragazzi, come li spenderò? E via! La Madonna! Ah! Gonfia! Che fatica! Ok. Allora, qua scommetto che mi servirà sicuramente un qualche sorta di strumento per poter passare di là. E questo strumento lo troverò dietro questa porta, quindi... Voilà! La porta del fiore. Ok, vediamo. Quello sì che è uno spruzzo. E mo? Allora, lì abbiamo un ragno gigante, due ragni giganti, dell'acqua gigante, uno scrigno molto piccolo. E qua cosa abbiamo? Acqua velenifera, acqua acida. Non so più il tasto per correre. Questo ragno... è poverino, mi dispiace. Merda. Va bene, ho capito. Oh! No, no, no! Spider-Man! Ah! Oddio! Attento! Mani in al... Dai cazzo, dai, dai cazzo! No! Menilo! Come si fa? Come si fa ad uccidere? Non mi ricordo più! Aiuto! Allora, fermi! No! Porca! Aiuto, che ansia! Come cazzo? Devo ribaltarlo in qualche modo, ma soltanto con... Figa, ragazzi, alle ragnatele che ti inseguono. Merda. Vieni. Che cazzo fai? Ok, perfetto, 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 perfetto. Ma porca troia! Vabbè, arrivederci. Ah! Ui! Figa. Basta? Non mi ricordo più, ragazzi. Attacco basso? Lo devo disarcionare. Ok, ok, ho capito. E siamo tornati qua. E un po' mi odio. Attenzione, è caduto in acqua. Si è ucciso. Che se mi ha colpito? Cosa mi ha fatto danno? Ok, quindi in acqua muoiono. Quindi adesso io lo miro. Ok. Ah no, colpo di grazia. Seria! Beh, giustamente, ragazzi, che suono poteva fare per un colpo di grazia? Che c'è scritto qua? Se toccherai... Basta, va bene così. Le quattro pietre direzionali, secondo lo stile di vita di questa terra, la strada si aprirà. Secondo lo stile di vita? Secondo... Ci rinuncio! Cosa intende dire? Secondo lo stile di vita? Provo a fare un verso? Magari funziona? TM24, però se mi devi spoilerare tutto il gioco, non giochiamo più. Adesso viene tutto. Adesso, dimmi quanti passi devo fare per arrivarci. Facciamo prima. E che cazzo? Ti ringrazio, però un po' meno. Quindi 14 passi, va bene? 14 precisi o 12 e mezzo?
Quindi, comunque la domanda rimane. Che merda devo fare? Prova giù e su triangolo. Allora, la soluzione è qui. Stile di vita. Ragioniamoci su. Tra l'altro, come faccio ad arrivare di là? Se mi lancio di qua? Ci posso arrivare? Per arrivare a quel... per andare là. Vediamo una roba. Ah no, c'è una porta, niente, quindi ci posso arrivare soltanto così. Allora, in alto non c'è un se non dei lucernari. Bene, mi sono rotto i calcagni su una pianta, chi l'avrebbe mai detto? Per il rischio che corre ogni botanico. Ho dato una testata contro il muro, il rischio che corre ogni muratore. Sono bagnato, il rischio che corre ogni idraulico. Ma ragazzi, è una bugia. Fagli una spazzata potente. Come? Cosa cazzo ho combinato? Se toccherai le quattro pietre direzionali, secondo lo stile di vita di questa terra, la strada si aprirà. Lo stile di vita? Sapete che non ho la minima idea. Quella dell'acqua. Ah, eh no, è per fare la roteata dell'acqua, devo essere in acqua, ragazzi. Ti lampeggia la spada? Come? Quando colpisco? Allora, i primi due li azzecco. Uno, due, tre. E l'altro che devo azzeccare? Sbagliato. Vedete? No, no. La spada sta lampeggiando per Fate. Ah, forse mi dice lei qualcosina. Il portarupie è pieno. Ma a me che cazzo me ne frega. Sappiate che non vi... Toh, vai, vai a farti qualche compera. Sappiate che non vi si potrà trasportare per rupie... Vabbè, chi se ne frega. Le ninfe? Che c'han le ninfe? Ah, dici che le ninfe ci dicono la soluzione? Una bugia. Se forse qua dietro c'è qualcosa? Questi pesci prima mi hanno fatto danno. I pesci mi mordono? Ma i pesci mordono? Forse se ribalto le ninfe, le provo a ribaltare tutte? Boh. Ma se gli lancio una bomba a una ninfa, che cazzo succede? Ninfea? Come si dice? Ce l'ho una bomba? Minchia. Però. La ninfa ti fa danno, lo so. La statua nella prima sala. Prima sala? Devo tornare indietro? Non mi ricordo un cazzo, ragazzi. Dove l'avete vista? Ah, la statua quella che ride. Ah, il testone. Vediamo. Sarà scritta lì la soluzione. Vai sopra. Prova a sincronizzare il ticchettio. De che? Un delirio. Ma io di indizi non ne vedo qua, ragazzi. Allora, il sorriso... il faccione qua della statua non mi... Oh, ma basta! Ti prego, dimmi che non ce ne sono altri, che non c'ho voglia. C'è una stella lì. Proviamo a leggere quella stella lì, magari mi dice qualcosa. Porca. E non salta. Se lanci una bomba l'ho già fatto. Ah, dici sulla porta? Vabbè, anch'io vorrei risolvere tutto con... Il simbolo della gratitudine inciso sulla grande statua indica lo stile di vita di questa terra. Vedi? Ci stiamo avvicinando. Quindi sulla grande statua c'è il simbolo della gratitudine. La prima, la schiena, quindi il posteriore. Attenzione. Quindi prima la schiena, poi il culo, poi il dorso della mano destra e infine il dorso della mano sinistra. Quindi prima dobbiamo andare sulla schiena. Ricordatevi, quindi, schiena,
culo, dorso della mano destra, dorso della mano sinistra. Io ovviamente mi dimenticherò. Andiamo a vedere prima il dorso. La schiena. Qua tra l'altro ci sono... Quello che cazzo è? C'è uno slime gigante lì. No, no, no. Perché? No, no, no. Sulla... Lasciami stare. Sulla schiena... Lasciatemi stare. Sali qua. Bravo, ragazzi. Sulla schiena abbiamo... Ah, vedi? È quello? Ok, il lato è questo, quindi prima sopra. Sopra, ok. Mo il culo, dobbiamo cercare il culo della statua. Qua, qua sotto, dove c'è lo slime gigante. Quindi sopra. Figa, mi dimenticherò tutto. Sotto, ok, ricordatevi. Sopra, sotto. Vabbè, destra, sinistra. Su. O è destra, sinistra o è sinistra, destra. Non sto neanche a cercare. E invece non era così. Dite? Proviamo? O devo essere sicuro al 100%? Su, giù, destra, sinistra, a posto, dai. Dai, su, è quello per forza. Vado. Link? Bravo, ragazzi. Ancora! Ancora! Ma perché? Muori! Yeah! Ok. Perfetto. Allora era giù, su, destra, sinistra. Quindi giù, su. Era su, giù o giù, su? Destra, sinistra. Era giù, su o su, giù? Su, giù. Su, giù. Su, giù. Destra, sinistra. Proviamo sinistra e destra. Su, giù, sinistra e destra. Incredibile. Chi l'avrebbe mai detto? Ta-da. E dietro la Claire c'è? Dietro il box del nonno? La bicicletta che non usa da 40 anni. E che ha usato comunque due volte in precedenza. Di grande valore. Merda. Come la mettiamo? Che farai? Ci penso io. Arrivederci! Dai! Dai! No! 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 Il drone, ragazzi, è perfetto per... questa situazione. Voilà! Allora, mo' ragioniamo con calma. Qua sicuramente c'è un cuore, invece no. Sono un illuso. Salgo di là. Per andare di là? Boh, in acqua c'è qualcosa? Un cuore. E nient'altro. Vabbè. Stica. Link, 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 Link. Ti prego, ti prego. Non ho tutta la sera. E anche se l'avessi, non ho tutta la voglia. Aiuto. Buono. E mo? Ah. E quindi? Ah, di là. C'è roba lì. Ho capito che si gira. Cosa ho fatto? Che cosa avrei fatto? Cosa ho risolto? Che cosa ho risolto, ragazzi? Ho risolto involontariamente un enigma. Come? Ah! Cosa ho combinato? C'è un'altra pianta grossa di là. Giriamola. Ah, mi ha aperto una strada. L'ho visto adesso. Ah, no. Vai su, vai su, vai su. Incredibile. Ora sappiate che perderò circa un quarto d'ora per riuscire a fargli fare quello che voglio. Quindi preparatevi. Ci sarà da ragionare. Allora, Nick, con calma, eh. Bravo, ragazzo. Bello il lag. Allora, qui c'è una bellissima rupia che tanto è inutile che prendo perché sono ricco. E quindi i soldi ci fanno schifo. Allora, qua ho aperto un passaggio. Ah, ma ci sono altre cose dietro. Ah, vedi? Uno.
due, aia. Eccoci qua. Che fatica. Siamo tornati dove c'era il forziere, forse? Che non finisce più, ragazzi, sto livello. Odio i livelli con l'acqua. Ma poi non c'erano grandi mostri, grandi battaglie. E qua dietro troviamo il rampino incredibile, vero? Che sarà mai? La protesi della nonna. Ah, una chiave. Hai ottenuto una piccola chiave e apre una porta bloccata, ma solo in quest'area. Buono, perfetto. Vado subito a farci un doppione. Non si sa mai. Quindi tutto sto casino per trovare una chiave. Per aprire quale porta? Forse la porta... Ah, la porta che c'era lì all'ingresso del tempio. La porta del tempio, la famosa porta del tempio. Se arriva un grafico per il canale, ma in generale, ragazzi, accettiamo qualsiasi artista di strada, quindi non ci lamentiamo. Anzi, se non ha un lavoro ed è miserabile, anche meglio. Sto scherzando, ragazzi, sì. Su Discord, contattateci lì. Male non fa, grazie mille, gentilissimi. Ovviamente paghiamo, eh. Se c'è da pagare, si paga. Non fatevi problemi a chiedere i soldi. Bastardi. È giusto retribuire. Vi offro un caffè. No. No, perché il caffè della mia macchinetta fa cagare. E perché non ho una macchinetta. Allora, qua ci soffio. No. Come so? Ma... No! Dove cazzo sono? Fighissimo! Diventiamo amici. Ci sono altri teschi qua, non mi piace. No, inquadra lui, inquadra lui, inquadra lui, inquadra lui, inquadra lui. Lancia lui! Ma non lo fa! Ma... Che cazzo ha combinato? Sono scivolato, ma che eroi sono? Morta! Aiuto! Fermo! Una danza! Ce la lascia? C'ha quattro braccia. Buono, bene, dai. Aia, aia. Ci do le bombe? Assolutamente. Sì, ma non devo colpire. No. Cazzo. Farà qualcosa? Ma non può. Ma perché? Un cuore, cuore, cuore. Per lei. Per voi. Per noi. C'è della tassone. Respira. Ragazzi, però non è possibile, non è valido, eh? È ingiusto. Dall'alto. Da sotto. Merda. Sto morendo. Da sotto. Da destra. Da sopra. Da sotto. Da destra. Da destra. Si para. Da sotto. Da sopra. Aia. Sinistra. Merda. Mi fa il culo questo, eh. Ce l'ho una pozione, qualcosa? L'acqua. Perché riempirla due volte l'acqua sacra era da stronzi, vero? Da allora. Fermo. Muori. Figa, ragazzi, mi fa un culo quadro. Niente. Allora. Ed è così che muore un eroe. È la prima volta che muoio nel gioco, ragazzi. Non è vero. E basta, si conclude così Zelda, perché il patto era questo. Ve lo ricordate, all'inizio live l'avevo detto, ormai l'anno scorso, che se fossi morto per un qualche sorta di combattimento avrei smesso di giocare. E beh, a posto. È finita, direi, no? Basta tormentarsi di più. Midnight! Grazie mille, bestiaccia, rotta. Usa la stasi.
È finita. Vuoi continuare? Ma sì, ma sì, ma sì. Avete presente quel colore verdaceo da germi, da influenza batterica? Ecco, io penso che sia conciato così lui. Allora, qua è palese che ci sarà uno sbuffo d'aria e che si attivi probabilmente con sti affari. Ma io, stronzo, non lo posso fare adesso. Assolutamente no. Devo prima fare la boss fight. Ci atterrio sopra. Rompi i teschi, hanno tutti i cuori. Ok. Colpissi i teschi con la spada, ti danno i cuori. Va bene. Ma se io gli soffio? Pessima idea. In realtà dovrei preservarli sti cuori per dopo, che dite? Destra! Sinistra! Sotto! Sinistra! Madonna! Io! Attenzione! Ok, siamo in seconda fase. Ha degli occhioni che, guarda, è tutto sua madre. Ma? Per me? Che fa, so, ragazzi? Minchia, ma mi toglie i tre cuori, ma siamo fuori? Ragazzi, 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 fellow undeads, chiamate un'ambulanza! Ma non va bene qua, non va bene! Porca troia, sei incazzato, sei incazzato, sei incazzato! Ma si colpisce sto affare? Qui, bello! Sì, ma non colpirlo con me davanti, sopra! Lancia le bombe. E ne ho... Quante ne ho? Che pessima idea. No. No, allora. No, no. Seguimi! Merda! Lo prende? Sono... Ste bombe sono inutili. Arrivederci! Cioè, ma poi non va giù neanche... Cioè, si ripiglia subito, è quello il problema. No, lo so che devo colpire uno dei quattro lati, ragazzi. Il problema è che lo colpisco, ma non va giù. Che è successo? Buono, avrei dovuto fare l'affondo, vedi? Sì, lo so che devo colpirlo lì, esattamente come la prima fase, lo stavo facendo. Il problema è che sto stronzo, ragazzi, non va giù, lo sto colpendo da un'ora. Guardate! Poi non me lo... Ma me lo... Cristo! Me lo mirasse? Posto? Buono così, vai! Cazzo, cazzo, cazzo. La spada, la spada, la spada, la spada, la spada, la spada. Dai! Cacca il cazzo, cacca! Allora, teoricamente dovrei tornare a prendere delle pozioni, ma non ho voglia. Quindi, cerchiamo prima i cuori. Qua sicuramente ce ne sarà uno. Guarda, là c'è altra bella erbetta. Vado a bruccare, aspetta. Ma le rupie? A me non importa delle rupie. Non mi interessa niente delle rupie. Vabbè, abbiamo un cuore in più. Meglio di così, non possiamo sperare.
Attenzione, pronostico, ragazzi. Fate, scommettete. Scommettete, perché con i punti canale potete provare a vincere Elden Ring con l'H e con la K. Fatelo. Sia mai che magari vincete, oppure perdete tutto. Ce ne farà il nostro eroe? No, ve lo dico già. Ma perché non mi inquadra lui? Cioè, qual è il problema del gioco? Allora io ti meno, Vabbè, la prima fase è abbastanza fase. Easy. Ora, lo stronzo in realtà ha tre fasi. L'ultima fase mi fa saltare gli scheletri, i teschi, e non posso più curarli. Attenzione! Eccolo là. Fermo! Posso? Batti lei, Cristo santo, però... Fermo! Ma si può schivare? Ma si può schivare? Ma si può schivare? Nessuno mi ha detto un cazzo? Ma scusa! Ma ragazzi, ho già vinto, basta! Ho vinto! Ridicolo! 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 Adesso, mi ripeto, il pattern dei videogiochi, avete presente quando ripeto una frase mille volte? Ritmico. Bravi! Inquadra lui? Ma se si può schivare, è fatta! Non posso sempre prenderlo al centro. E ci ho pensato adesso, basterebbe un affondo. Adesso dovrei affondare. Oh, ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? È pelato. Si sta arrabbiando. Si sta arrabbiando. È velocissimo. È celere. È disinibito. Aiuto! C'ho un prurito fortissimo all'orecchio. Ma perché mi deve prudere il corpo sempre nei momenti sbagliati? Adesso anche il labbro. Fermo! Che c'è fuori? Dio! No! Il grande scheletro della morte. Dio dei dannati. È morto così? Cioè, scusami, allora sta roba non serviva veramente a niente. Servirà dopo. Vabbè, ho vinto, quindi chi ha scommesso contro di me si vergogni. E qua troviamo, incredibile ma vero, se troviamo un'altra chiave la ingoio. Un narghilè. Divertiti con i tuoi amici la sera. Hai ottenuto una frusta. Non è una frusta quella roba. Alla sua estremità presenta una misteriosa sfera luminosa. Ah, ho capito che frusta è. Che può attaccarsi a vari oggetti. Se vedi qualcosa di interessante, ma non riesci a raggiungerlo, inquadralo e acchiappalo con la tua frusta. Incredibile. Sembra uno di quei giochini sessuali con tante sfere, quelli che fanno... quando vengono estratti. Quindi, questa è la frusta. Ma ti ho detto frusta? Cioè, ho appena preso la frusta. Usa la frusta. Oh. Mi aspettavo di più. È veramente oscena sta roba.
Come si eleva? No, aspetta, c'era un altro da aprire. Cazzo, aspetta. No, non passare, Link. Caro ragazzo. Caro, carissimo ragazzo. C'è un altro qua. Mica quanto è statico sto gioco. Ci penso io. Hey! Ha! Oh. Ma quanti cazzo sono sti fari? Si sale ancora? E qua dove arrivo, scusa? Per? Fare che? Ah, qua c'è l'uccello. Ok, ma quindi? Qua c'è l'altro salvataggio. Non so se dovrei essere qua. Credo di no. Credo che io non debba andare di qua. Però curiosiamo in giro, magari troviamo fuori qualcosa di utile. Ah, qua c'è da mettere la chiave. Ah, vedi. I brividi del base jumping, vedete? Beh, mi sono aggrappato coi denti alla vita. Allora, salviamo assolutamente e procediamo. Stiamo andando abbastanza spediti. Non sono mai morto. Ok. Voilà. Allora, adesso, se possiamo, io ne approfitterei per cercare qualche cuoricino. Umano, ovviamente. Ci sarà qualche donatore d'organi ben disposto a... insomma. Ce l'avete voi? Siete dei donatori? In caso di morte, ragazzi? O preferite portarvi tutto nella tomba come me? Cosa? Bellissimo. Lo voglio fare di nuovo. Posso usarla come arma, secondo voi? Attenzione, cosa c'è dentro lo scrigno? Una bomba carta, più o meno. Hai ottenuto una mappa, mostra le stanze che devi ancora visitare, l'area nella sua interezza. Bella! Ah no, vabbè, ok. Sembra un fucile. O uno di quei motorini della Dyson. Ah, vedi qua? C'è un posto che non voglio vedere, buono. Lì c'è roba coi ragni. E... no, ma Dio buono. No, c'è da attivare. No, non c'è bisogno. Ma non c'è bisogno. Tutto sto casino per arrivare di qua, eh? C'è qualcosa che devo fare? No. Quel pavone là. Lo posso frustare? Che? Oh! Che fai? No, eh? Oh, è la Madonna! Ha! Ti addomestico. In guardia! Oh! Le sculacciate, le grandi sculacciate! Che figata! Bello sto nemico da... È un cuscino, lo sprimacciato. Sono tuffato di testa, purtroppo non su un muro di mattoni. Allora qua... c'è, vedo che c'è un'altra bobina da attivare, quindi immagino... ah, eccola lì, vedi? Forse con la frusta ci arrivo. Uso la frusta, tutto torna. Si gira la roba, salgo di là. Ho capito, gioco, fammi andare avanti, non c'è bisogno di fare la musichetta per ogni starnuto che fa Link, l'ho capito, grazie. Porca puttana, Nintendo. Figa. Chiudiamo l'acqua e... ah. Sì, ma non è comunque quello che... sì, ma non è comunque quello che dovevo fare. E qua? Da qua siamo arrivati? Non mi ricordo niente, ragazzi. Da qua siamo arrivati? Possibile? Sì, da qua siamo arrivati. Siamo arrivati da qua?
o siamo arrivati dall'altra parte? Vi ricordate voi, ragazzi? No, noi siamo entrati da lì. O giusto? O giusto? Eh no, allora questa è una nuova zona. No, aspetta, perché forse c'è un passaggio. Eh sì, vedi, va su. Incredibile, incredibile. Guarda, 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 guarda. C'è un ragno. Quanto è Harry Potter sto posto? Muori. Ok. Bello. Beh, il design non è male, cioè mi piacerebbe come spa turistica. Hai ottenuto una rupia rossa, vale 20 rupie, ma siccome hai il portafoglio pieno, la lascerai qui. Anche se c'è molto spazio nel tuo cappello, qua non... Ci arrivo con la frusta? Mamma mia! Adesso sì che ragioniamo. Se si può fare questo, ragazzi, la grande svolta nel gioco, eh? Che? Sei cretino. Porca trota, è morto. Che fa? No! Ah! La grande svolta, signori, ci siamo. Lì c'è anche da suonare la cosa. Non so cosa stia facendo. No, quel coso gira. E mi sparano le frecce. E mi sparano le frecce. Perché mi sparano le frecce? Vabbè, dai, andiamo. Sì, si suoni fa, ragazzi. Questo pezzo mi ricorda un botto il boy. Vi ricordate il boy? Oh, che fai, cretino? Che cazzo fai, Link? Ma no, ma no. Vabbè, va bene lo stesso. Link, 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 lascia. Bravo, Link. Sera. A lei. È andato. Ricordo passato. Posso tirare giù anche quello? Ma che figata! Che la succide alla distanza. Farsi cremare e farsi usare come ingrediente di qualche scrabo da spalmare? Ah, incredibile. No, io voglio diventare concime per piante, ragazzi. Voglio rinascere sotto forma di cactus. Pianta grassa. Perché no? E questo attiva... lo scarico del CS e mi ci fiondo? Mi ci butto? Non so. Ma quel blob là, scusami, dove è uscito? Allora lì ci sarebbe da suonare l'arpia in modo tale che... l'arpa in modo tale che... Ma non ho voglia, non mi interessa. Sono sicuro che avremmo trovato grandi tesori, ma non siamo qui per questo. L'unico tesoro è quello che nasconde Zelda. Ci sono i ragni. Salviamo la partita. Però, un applauso che sto facendo tutto il gioco con tre cuori in croce. Cioè, io insomma, eh? Perché cactus? Ve l'ho detto, perché... la pianta che fa i fichi. O no, non lo so, non è vero. Allora, qua però questi stronzi cadono sul... sulla ninfa. Però la ninfa probabilmente non sorregge il loro peso. Addio. Ecco, grazie gioco. Sì, ho capito, ma non devi inquadrarle un quarto d'ora le robe, veramente. Cioè, mi basta un nanosecondo di sguardo. Ho perso vita, non so come. Probabilmente il ragno che è caduto mi avrà in qualche modo infissato, colpito, non lo so. Io i buchi. Ok, ce l'ho fatta. No, c'è una chiave. Perché c'è una chiave? Ce l'ha lui! Shh, girati! Avanti! E qua abbiamo palesemente copiato... No, 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 no!
Abbiamo palesemente copiato Sly Cooper per PlayStation 2. Sly 1, a dire il vero. Quando dovevi rubare... Ma poi non mi caga... Ah, così? Gli ho rubato l'orologio? Mi dispiace. Vabbè. Mi ha adirato. Vi ricordate Sly Cooper? Quando dovevi rubare le chiavi a Dimitri, il pass per passare nel livello. Che bello. Rigiochiamo la trilogia di Sly e vaffanculo Zelda. Ah, è ancora vivo. Che sto? Devoto al lavoro. E niente. È morto così. No, Link. 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 Link, la fatica per un cuore. Link. Ok, sali, 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 sali. Celere, veloce, veloce. C'è un altro tubo, ma questo penso sia chiuso, spero. No, non è chiuso. Dove cazzo sto andando? Ho fatto la cosa giusta? Sì. Ah, ho capito dove siamo. Dall'altra parte... Sì, mi ricordo. Ma ho fatto la cosa giusta? Pare di no. Pare che io abbia sbagliato tutto. Qua c'è un altro tubo. Ah. Ho sentito proprio la digestione. Ho sentito salire. Proprio ho sentito caricare, ragazzi. Allora, con calma. Qua. Cuori. Ma dai, cuori. 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 No. Allora. Questo lo giriamo. Via. Saliamo di qua. Saliamo di qua. Arrivederci. Il ragnetto lasciamolo lì perché tanto è innocuo. Lei un po' meno. Il fatto che si possa... Che si possa schivare... È una grande roba, ragazzi. Cioè, non me lo ricordavo, non vi giuro. Allora, qua potevano mettere un qualche sorta di rampino, però sono stronzi, quindi non hanno fatto. Quindi cosa devo fare? Lì c'è un'altra roba da tirare con la frusta. No? Ho sbagliato strada? Non è possibile. Io non sbaglio mai. Ah, mi lancio qua, si gira di là, ho capito. Easy. Ma la partita l'ho già salvata, ragazzi, o no? Fate venire i dubbi. Non vedo un cazzo, non vedo un cazzo. Questo gioco è tutto sbagliato. Ma dove merda mi trovo? Guarda la fatica. Voi non avete idea. Aia. Io sto roteando. Cioè, in questo momento. Porca puttana. Sto roteando in questo momento. Sto proprio roteando il polso per fargli fare queste robe, amiche. E sto soffrendo. Ma chi è l'arredatore? Ma perché dei fiori? Ma basta. Ma lasciatemi stare. Posso avere un cuoricino? Uno? Ma. Figa, mazzo, veramente. Ok, questo? Ma adesso devo tornare indietro? Ma non si poteva far attivare prima? Cioè, ma pensi che io mi diverta a gioco? Pensi che sia divertente sta cosa? Non lo è, fidati. Adesso, mi devo rifare tutto il cazzo di giro. Dio santo. Devo passare dove c'è il ragno, poi. E lui non sa... Ma perché? Perché... Ma che cazzo fai? Elegantissimo bambino. Un rapper vestito da Zelda, da Link ce lo vedo comunque. Non so voi. Ok. Oh. Easy. Cuore.
faccio ad arrivarci? Arrivarci vicino senza usare la... No, devo usare per forza la... te la frusta, ragazzi. Tadà! Buono. Io pian piano sto scalando la mia... la vetta verso il successo. Però quello che io continuo a chiedermi... Se mi sputi... Easy. Quindi sono arrivato fin qua. Ah, per andare di là. Io spero abbia un senso tutto ciò, ragazzi, perché sennò veramente è proprio un delirio. Tasto B là. Merda. Bravo Link. Professionale, professionista. Link, 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 non hai stamina. Adesso cade e si rompe. Invece. Cuore. Vabbè, noi attiviamo tutto quello che c'è da attivare. E senza saperne leggere né scrivere, andiamo sul sicuro, va? Ok, abbiamo attivato uno shortcut. Che significa cazzo corto, ragazzi? Shortcut, dai, su, lo sapete. È un termine tecnico, non ridete. Oh. No, ma che è? Tira. Tira, ha sempre funzionato. Devi tirare. Tira giù. Ma che cazzo è? Ma siamo scemi? E niente. Ma perché adesso non va? L'ho fatto solo 10 volte, vabbè, l'undicesima. Che posto è questo? No, il forziere. Cazzo. Forse è lì che c'è la vetta, l'acqua del coso. Allora, si è abbassato, quindi... Quindi... Quindi andiamo a salvare prima di tutto. Poi una volta salvato direi di capire cosa dobbiamo fare. Anzi no, beh sì. Oddio no, sono già le 11. Ah, ci pigne. Come vola il tempo quando si soffre, eh? Ah, intanto salviamo. Vai dentro, ho capito, ma... Ci siamo già stati dentro la statua. Cioè, cos'altro dovrei scoprire? Cioè, vado, eh. Però adesso si è solo abbassata. Cioè, semplicemente adesso... Se prima potevo accedere al primo piano, adesso... Esatto, accedo al secondo. Cioè, cos'è cambiato? Capite? Cioè, non... Ah! Cerca la chiave che giace nelle profondità della terra. Va bene, quindi la chiave che sta giù. Link, 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 Link. Ah, madonna. Dio. Ah, però aspetta, adesso essendosi abbassata, accedere... Esatto. Vedi, è quello? Ma sono zombie? Ok, questo è inquietante. Sono zombie. Oh mio Dio. Immagino che non possano morire. Se non con il fuoco. Perché? Non lo so. C'è sempre di mezzo il fuoco. Arrivederci, salve. Vabbè, li lasciamo lì? Ce l'ho una bomba? Ah! Esplodi! Beh, beh, beh. Due cuori. Due cuori. Salve. Madonna, che ansia, ma è bellissimo sto posto. Cazzo, adesso arriva la parte bella del gioco che dobbiamo chiudere. Ma perché? Ci sono anche i pipistrelli. Guarda i pipistrelli. Pipistrelli? Buono, vanno a fuoco. Guarda quanti cuori.
Questa me la porto via. Che c'è scritto? Se colpirai la pietra brillante celata in fondo all'occhio, la bocca si chiuderà e ciò che scorre si fermerà. La pietra brillante in fondo all'occhio, bocca, scorre, fermerà. Capito. Attenzione che ci sono dei rospi lì che forse mi sputano. Boh. Beh, se è una roba rapida, ragazzi, possiamo anche riuscire a farlo entro adesso, Ah, si è sbucciato il dito. Però lì c'è una bomba. Fermi. Allora, quindi io posiziono questo. Prendo lui. L'attivo. Ciao. Velo. Che gioco del cane. E ora fa... aspetta. Veloce, 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 veloce. No, 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 no. Era l'ultima bomba. Che cazzo fai? Lo continueremo la prossima volta, bestiacce. Quindi mi raccomando, preparatevi. Come si esce? Preparatevi all'inevitabile. Come si esce? Non si può uscire dal gioco, è incredibile. La prossima volta, bestiacce, continueremo Zelda The Bridges of Time Ocarina HD. Siateci, perché ovviamente sarà un'avventura indimenticabile. Lo faremo al posto di Pokémon? Ma possibile, perché Pokémon, ragazzi, è strano. Cioè, a molti di voi non piace. Abbiamo notato che live è un peccato, perché è un gioco, solito gioco che portiamo in cooperativa, bene o male, non si rivela essere un po' niente. Però, vabbè, qualcos'altro troveremo, però, insomma. A me piace Pokémon, lo so, però, boh. Molti di voi mi hanno detto, fa schifo, vattene via. Ma vi piace o no? Ora metti Pokémon, subito. No, ragazzi, non posso giocare senza il permesso di Andrea a Pokémon. Non sono in grado. Votiamo se tenere Pokémon oppure no. Ma tanto voterete sì. E noi decideremo di no. È sempre così, ragazzi. E Pokémon, qual è il problema di Pokémon? Pokémon, allora, noi sicuramente lo riporteremo. Ma non seguiremo più la storia. Perché, diciamocelo, della storia chi se ne frega e i dialoghi sono aberranti. Quindi molto probabilmente ci faremo altre giocate e niente. Forse sarò andato avanti nel gameplay io. Oddio, io non so neanche se giocarlo, francamente, perché non è il mio gioco. Cioè, a me di Pokémon non me ne frega proprio un cazzo. Quindi Andrea c'ha la sua copia a casa sua con la sua console. O porta lui... Ah no, non può portare qua la sua console, perché ha preso la Switch Lite, e la Switch Lite non si collega al dock. Incredibile. Acquisto ponderato, direi. No, odio i Pokémon. Ma anche io, ma non dirlo in giro. Anche per cazzeggiare. No, vabbè, quello sicuramente. Quando mai abbiamo fatto sul serio. Windjammers 2 lo proverete. Dicono che nella competizione è molto bello. Che cazzo è Windjammers 2? Non ho idea cosa sia, perdonami. Protesti guardare Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina è gratis con Plus. Che e cos'è? Cos'è? È una storia della Disney? Eh sì, condividiamo l'ennesimo account. Ormai è una condivisione continua qua, questo mondo di merda. È un porno. Ah, ok, allora vado a mettere il trailer. Attenzione. Sarebbe da catturare Pokémon e basta. Ovviamente il primo è da catturare Snorlax nero. Ah, giustamente, nero. Perché non abbiamo... Non era... cos'è che era? Verde o blu, non mi ricordo più qual era il colore. Perché Andrea mi ha rotto le palle, mi ha detto, a parte i 20 minuti di lagne successive, lui diceva che era nero, perché le prime versioni di Snorlax erano nere. O sbaglio, giusto? E invece, era blu. Ah, il DLC di Borderlands Tiny Tina. Ah, ho capito qual è. No, ragazzi, io Borderlands ho giocato l'1, il 2, il 3 l'abbiamo iniziato a giocare, poi non l'ho più continuato
E boh, l'ho lasciata come serie. Marta is Dead dovrebbe uscire. Non mi ricordo, ma controllo su Amazon perché l'ho ordinato. C'è già la versione fisica, quindi sono abbastanza felice. Anzi, sai che c'è? Facciamo una roba. Mettiamo un sottofondo musicale per chiudere la live, come al solito, che ci accompagna. E poi cerchiamo. Si sente? Va bene? Ci sta? Io non sento un cazzo, ma... Aspetta, cazzo un pelo. Fai ancora palestra in cucina? Faccio ancora cucina in palestra, sì sì. Sì ragazzi, faccio sempre palestra. Mi sto anche allenando bene in questo periodo. È semplicemente che non rinquadro il mio corpo, perché non trovo il senso di farlo. Però molte persone sono fissate. Come non si sente? Una cosa che non ho mai capito, ragazzi, della questione. Intanto sto cercando su Amazon quando esce call, cioè quando mi arriva il gioco. Una cosa che non ho mai capito della fissazione del fitness. Cioè, se fai fitness, lo devi dire, ti devi far vedere. Ma sti cazzi, me lo faccio per me, me ne sbatto i coglioni. Non ho mai capito chi si mette lì a fare le robe. Cazzo. Marta è morta. Marta... is dead. No, ma da se guardo sui miei ordini non esisti più. Allora, il 18 febbraio c'è Horizon. Figa, troppo bianco sto monitor. E vabbè, Horizon chi se ne frega. Marta is dead arriva al 9. 3-9 marzo. Così tanto. Scusami, disponibile da lunedì 28 febbraio. Che cazzo mi sta dicendo? Cioè, devo aspettare un mese? Ma siete scemi? Vabbè, lo comprerò in digitale, lo giochiamo e poi dopo annullerò l'ordine. Non è vero, mi farò arrivare anche il fisico. Perché devo aspettare un mese per un cazzo di gioco? Vabbè. No, è originale, è venduto da Amazon, venduto e spedito da Amazon. Non, è semplicemente che la versione fisica del gioco arriva dopo. Non so perché. Sony ha censurato alcune scene di Marty's Dead. Perché? Ci sono scene di nudo? Ma è una morta. Non è... cioè... vergognatevi. Allora lo compro subito. Ecco come si vendono i giochi. Sulla bio Tinder Fitness Man, esatto. Madonna santa, che tristezza. Cristo. C'è qualche... no, a parte gli scherzi, perché? Sono curioso adesso. Vediamo un po' le notizie videoludiche. Dai, che è da un po' che non vado a vedere che cazzo sta succedendo nel mondo dei videogiochi. Allora, Every Eye o Multiplayer? Chi preferite? Veramente, ve lo sto chiedendo. Io non dico niente. Scegliete voi. Every Eye o Multiplayer? Scegliete. Adesso andiamo a vederci... Every Eye, dice Matt. Anzi, facciamo proprio... Andre, fai partire un sondaggio. Every Eye o Multiplayer, dai. Vediamo, votate. Qual è la migliore delle due rubriche di critica, di recensione? Con quale dei due vi tenete aggiornati? Dovreste rispondere con te, Dino di Coop TV. Every Eye, Player Inside. Esatto. No, però a parte gli scherzi. Sono il miglior modo di divulgazione. Sì, divulgazione, quel cazzo che è. Io ritengo i Player Inside la miglior cosa, eh. La loro rubrica, io vi consiglio sempre, ragazzi. Se vi interessa, la domenica, Midnight Raiden fanno partire le news della settimana. A parte che sono eccezionali nell'esporre le cose, con ordine e precisione, bla bla bla. Però ti dicono tutto in due righe. Ti dicono tutto senza perdersi in chiacchiere, sono sempre bravissimi, io lo dirò sempre, una roba allucinante, bravi bravi bravi. Seguo sia Player Inside che Every Eye. No, devi scegliere uno o l'altro, se no non va bene. Vabbè, penso stia vincendo Every Eye, vero? Ah, però 74%, pensavo di più.
27% di voi dice multiplayer. Dai, votate così. Ha vinto Every Eye, dai, sti cazzi. Quindi preferite Every Eye. E perché? Sono curioso. Indagine di mercato, ragazzi. Glielo vado poi a dire. Per curiosità. Sarà forse perché su multiplayer c'è Tagliaferri? Beh, questa è un'ottima motivazione per non leggere mai più multiplayer. Perché l'hanno votato tutti? Ah, giustamente. Allora, Jurassic World Ah, minchia, sì. È uscito il nuovo trailer di Jurassic Park, ragazzi. Jurassic Park, che cos'è Jurassic Park, il nuovo trailer? Bene, se prima, nel primo film di Spielberg, cicciavano fuori i dinosauri attraverso il DNA di una, come cazzo si chiama, di una zanzara che ha ciucciato una goccia di sangue da un Brontosauricus, e loro ci hanno rifatto il parco, i dinosauri sono usciti, hanno mangiato le persone, ci sono voluti 5 film perché queste persone capissero come riuscire a tenere in cattività ste bestie. Ma non è bastato, i dinosauri e la natura fa il suo corso e quindi adesso i dinosauri hanno conquistato la Terra. Io non so quanto si può andare più trash di così. Non so quanto in fondo vogliono continuare questa stronzata di Jurassic Park, nonostante io adori Jurassic Park, ma i primi Jurassic Park continuano ad andare avanti sta boiata. Adesso i dinosauri hanno conquistato la Terra. I dinosauri hanno conquistato la Terra. Come? Come cazzo si fa? Abbiamo i bazooka! Va bene, è un brontosauro, ma tu hai un bazooka! Esercito americano, fa qualcosa! Come cazzo si fa a morire per degli animali coi denti lunghi? Come cazzo si fa? E poi come si sono riprodotti? In che quantità? Com'è possibile? Quindi voglio vedere che cazzo faranno. Però, vabbè. Vabbè, sti cazzi. Che succede? Che è successo? Uncharted, tu per tu con Tom Holland, aspettando la recensione. Chi se ne frega? Ma i videogiochi? Siamo su film. No, io voglio videogiochi. Allora, Achilles Legends Untold, Souls like la mitologia greca. Figo. Fammi vedere il trailer, non stiamo qua a perderci in chiacchiere. Ma voglio vedere il trailer, non stiamo qua a perderci in chiacchiere. Deep Souls Combat. Beh, oh! Achilles. Beh, sembra carino, eh? Curato. Devono ritornare un po' i greci, ragazzi, uno dei periodi storici, mitologia in generale più affascinante. Ci sta che ritornino. Ma con una visuale alla isometrica alla Diablo, ma cazzo, non è male per niente, sapete? Addirittura, che figata. Oh, mi garba, eh? C'è il solito fabbro. Bello. Apre i forzieri a gomitate. Sure the truth, the thrill of combat. Ah, si può giocare in multiplayer. Bello. Ficchia, ragazzi. Five gods. Sembra un simil God of War. Ma non c'entra un cazzo con God of War, se non che c'è la Grecia. Become a legend. Bello, bello, bello. Lo metto subito in lista. Al netto di qualche hitbox poco precisa che fa il piano con animazioni proprio stellari, speriamo che le cose migliorino in versione. C'è il problema della quasi perenne superiorità numerica dei nemici, in grado di circondarci e polverizzarci. Polverizzarci? Che cazzo di termini sono? Chi è che ha scritto sta minchiata? In una manciata di secondi. E come ci polverizzano? Ci incendiano? Letteralmente? Poi mi spieghi per quale cazzo di motivo... Ci sono dei cosi gaelici e rune celtiche in questo che è un tempio greco? È tutto collegato! Ma sti cazzi, cioè, basta. Piccoli santuari dedicati ad Ade da usare per teletrasportarsi. Vabbè. No, vabbè, comunque non mi dispiace. Il combat system, quello da quel poco che si è visto, ci sta. Poi, qual è il nome in codice di Android 13? Ma chi se ne frega? Horizon Forbidden West, Aloy scatena...
scatenata nel nuovo cinematic trailer. E vediamolo. E vediamolo. Attenzione, aspetta che lì c'è Yotobi, Shai, Tom Holland. Ma perché... Allora, adesso mi dovete spiegare un'altra cosa. Ma... Rovazzi. Rovazzi si chiama? Katia? Rovazzi? Sì. Ma Rovazzi è ovunque. Ma che cazzo ci fa adesso con Tom Holland? È Tom Holland che è ovunque, Rovazzi è... Ma com'è Tom Holland che è ovunque? Si fa le foto con tutti, ma che cazzo è un paparazzo? Ma Rovazzi è italiano e sta in Italia. Tom Holland che cazzo ci fa? Sì, ma sarà italiano e sta in Italia, ma l'Italia non è piccola, minchia, con tutti si fa... Ma sindaco quartiere con Totti? E con Totti? Ma perché Tom Holland fa delle connessioni? Ma perché cerca di connettersi alla gente, non sia mai... È un magna magna. Scusami. Come gli risponde a questo? Vergognati. Sta dicendo che tutti i romani sono dei burini. Ma non, mi chiedo scusa, ragazzi, chiedo scusa. Paolo! Rotu Valhalla. E quindi, insomma, le va così. Io sono romano. Ha ragione il tuo capo. Incredibile. Tom Holland è a giro per la è in giro per la premiere di Infinity Uncharted. Ma potrebbe evitare. Fa di fare Uncharted. Non... Povero Tom Holland. Vediamo un po'. Ma sta roba non l'abbiamo già vista. Ho visto un pezzettino di gameplay con... tra l'altro ragazzi ci siamo, settimana prossima lo giochiamo. Dove di boss fight, tra virgolette, con il... con l'ippopotamo lì, la giraffa, l'elefante, li ho detti tutti. Ah, possiamo pilotare... No, possiamo volare? Quindi l'unica roba di gameplay nuova, il volo, ce l'hanno spoilerata così, con l'ultimo trailer una settimana prima di giocare. Complimenti Sony, continuiamo. La sorpresa fa parte della meraviglia. La possiamo un attimo, ce la possiamo un attimo godere. Sarebbe stato bello scoprirlo in gioco, nel mentre che sono lì uno pterodattilo mi si accuccia in faccia e dico, toh, lo provo a cavalcare e poi volo, invece no. Invece no. Horizon Zero Dawn ha venduto 20 milioni di copie al lancio. E a me che minchia me ne frega. Buono, ok. The Division? No, Division, basta. Ispirato a Escape from Tarkov. No, no, un nuovo Division. Madonna, quando è che fallisce la Ubisoft? Cosa? The Active Conan, Star Comics presenta bla bla bla. Black Panther 2. Dead Island 2? Cosa? Dead Island 2 esiste ed è in pieno sviluppo. Confermato da Deep Silver. La Deep Silver fa Dead Island 2? Ma davvero? Era la Deep Silver che faceva Dead Island 2? Ve lo ricordate il gioco degli zombie? Sì, sì, in sviluppo da 15 anni. La Techland? Hai visto il corto di Uncharted su YouTube? Di sicuro molto meglio del film che uscirà. Sì, vabbè, ragazzi. Il film è proprio sbagliato. Era la Techland. Ah. Arriva conferma i rumor diffusi dell'inserto. E beh, Tom Henderson, come facciamo? Vi ricordate? No. Sul possibile ritorno di Dead Island 2 dopo un lunghissimo silenzio. Deep Silver ha infatti comunicato in via ufficiale che il secondo capitolo della serie open world a tema zombie iniziata nel 2011 è regolarmente in sviluppo. Ma perché dalla Deep Silver? Ragazzi, la Deep Silver. Cioè, la Deep Silver sono quelli che hanno fatto... in collaborazione con gli altri hanno fatto Gothic eccetera. Era la Deep Silver. Merda, sto iniziando sto flashando, vabbè chi se ne frega. Comunque sì. Attenzione, i avriai cercano newser e articolisti interessati al mondo dell'auto e della loro tecnologia. Se siete interessati a trovare un lavoro, everyone cerca vabbè. Avete capito? Notizie di Skull and Bones? No, perché non frega un cazzo a nessuno. Incredibile, ragazzi. Vabbè, notizie interessanti? E niente. Era meglio guardarsi Player Inside domenica.
scoperto mondo alieno orbitante attorno alla stella più vicina del nostro sistema solare. Ma io sono allibito. Ma i videogiochi, cioè io voglio parlare dei giochi, no? Ah, questi sono i giochi che usciranno? Sifu, gli è andato 9 a Sifu. Porca troia, ragazzi. Vabbè. Bestiasse, insomma, per concludere la settimana abbiamo portato Zelda, ci siamo divertiti, abbiamo scazzato, siamo andati anche parecchio avanti. Noi ci vediamo lunedì alle 21.30 con l'Horror Night, si continua, forse si finisce anche, perché mi sa che ci siamo verso la fine, credo, non lo so. Comunque, Marta is dead is on the way, Marta morta sta arrivando, e poi ovviamente settimana prossima si continuano le diverse serie e ovviamente arriverà appunto Ancia... Vabbè, Horizon, arriverà Horizon e insieme ad Horizon ci sarà anche il contest di Elden Ring. Va bene? Contenti? Siete pronti? Dai, buonanotte bestiacce, spero vi divertiate questo weekend. Cazzo di speranza è? Vabbè. Mi raccomando, bevete con prudenza, guidate con altrettanza. Fate i bravi, fate i buoni, digerite tutto. Grazie ragazzi per ogni cosa, come al solito non sappiamo più come ringraziarvi. Ci mettiamo chini sui pini. Grazie di tutto ragazzi, veramente, grazie mille. Amici miei, ci vediamo domani, lunedì. Fate i bravi, buonanotte. Ciao ragazzi.